tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Produce hashish a chilometri zero, arrestato un cinquantenne. Emergenza sfratti, il sindaco di Fano Seri chiede 6 mesi di proroga. Raccolta differenziata, Fano supera il 71%, ecotassa ridotta. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. I carabinieri hanno arrestato un cinquantenne di San Giorgio di Pesaro con 5 kg di marijuana. In casa l'uomo aveva una serra e tutto l'occorrente per trasformare la canapa in hashish. C'era un continuo via e vai di persone a qualsiasi ora del giorno e della notte e dopo diverse segnalazioni i carabinieri di San Giorgio di Pesaro, coadiuvati dai colleghi di Monte Porzio, hanno fatto irruzione nell'abitazione di un cinquantenne del luogo. Durante la perquisizione in camera hanno subito rinvenuto dell'hashish semilavorato sopra ad un piatto. Invece al piano di sopra, in una stanza, 14 sacchetti di marijuana e mentre in quella adiacente, protetta da una tela argentata, illuminata e riscaldata, c'era una piccola serra fatta in casa con 24 piante già invasate e regolarmente irrigate. In altri 8 vasi poi c'erano alcune piante appena sviluppate. Tornando al piano terra è stato trovato anche un secchio di plastica con marijuana bagnata inserita in un sacco filtrante. Di fianco una lavatrice da campeggio e una macchina per produrre ghiaccio. Questo era l'occorrente per trasformare marijuana in hashish con la tecnica olandese. Un'operazione che consiste nel mettere le cime di canapa mature in una bacinella piena di acqua e di ghiaccio per facilitarne lo sbriciolamento. Si passa la miscela nella lavatrice per frullare le cime e il ghiaccio. Poi si versa il tutto in un setaccio largo posto sopra un contenitore per filtrare i pezzi di marijuana. In alternativa si può inserire nella lavatrice la miscela già introdotta all'interno di un sacco. Il miscuglio ottenuto si lascia riposare. Tramite un secondo setaccio più fine si separa l'acqua dall'hashish. Una volta pressato e asciugato si ottiene uno stupefacente di buona qualità. Da 10 kg di marijuana si ricava mediamente 1 kg di hashish. In pratica l'uomo era in grado di completare l'intera filiera con produzione a chilometri zero. La perquisizione si è conclusa con il ritrovamento e sequestro di una significativa somma di denaro, cellulari e bilancini di precisione. Inoltre l'uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Cambiamo argomento, non cessa l'emergenza sfratti nel comune di Fano. Il sindaco Massimo Seri propone una proroga di 6 mesi, tempo necessario alle persone in difficoltà per trovare una soluzione alternativa. Sono stati 46 gli sfratti nel comune di Fano nel 2014, un'emergenza che prosegue, figlia della crisi che continua a mordere da anni e che è causata spesso dalla perdita di lavoro. Per cercare di trovare un'opportunità e aiuti concreti, l'amministrazione fanese, attraverso l'assessore alle politiche sociali Marina Barnesi, ha dato vita ad un tavolo di lavoro sulle nuove povertà, formato da 2 gruppi che si stanno impegnando rispettivamente sull'emergenza casa e sull'occupazione. Il sindaco di Fano Massimo Seri invece propone al Consiglio Comunale l'approvazione di una mozione che prevede la proroga di 6 mesi per la persona o per la famiglia sfrattata affinché possano avere il tempo necessario per trovare una soluzione alternativa. Penso che in un momento difficile ci debba essere anche quella sensibilità nei confronti di chi è più in difficoltà. E ovviamente sarà un atto che io presenterò come primo firmatario e a disposizione, e spero che chiederò a tutti i capigruppo di sottoscriverlo, perché penso che su questi temi non ci debbano essere divisioni, ma dobbiamo essere tutti impegnati sullo stesso, mettere tutti quanti un impegno comune. Anche secondo la Barnesi questo è il modo più veloce per far fronte al disagio abitativo.
amministrativo, ma dopo la firma delle forze politiche locali la competenza spetterà al prefetto Luigi Pizzi. Un'altra notizia positiva invece arriva dagli interquartieri di Fano, dove da pochi giorni sono ricominciati i lavori. Un'interruzione durata diverso tempo, causata sia dalle condizioni meteorologiche che dai problemi economici dell'amministrazione. Adesso abbiamo fatto un nuovo piano, poiché siamo riusciti, come ho già avuto modo di anticipare, a pagare tutto quello che è stato fatto nel 2014, questo è stato un grande risultato. Non era facile, onestamente ci siamo riusciti, quindi adesso i lavori sono ripartiti. Dovremo pianificare la tempistica e l'obiettivo che ci siamo dati è quello di riuscire a farci sbloccare la quota di finanziamento che ci serve per terminare l'interquartiere dal patto di stabilità. Se riusciamo a fare questo, sicuramente i tempi si accorceranno, altrimenti si diluiranno un po', ma comunque riprendono anche in modo importante, quindi questa è una buona notizia. Un incidente è accaduto ieri sera, poco prima della mezzanotte, in via Flaminia Cucurano di Fano. Un uomo di 37 anni ha perso il controllo dell'auto, una Ford Fiesta, finendo contro un veicolo in sosta all'atto della carreggiata. Il conducente è risultato positivo all'alcol test, per questo gli è stata ritirata immediatamente la patente. Sul fronte della raccolta differenziata ci sono due dati importanti. Il primo è che il Comune di Fano ha superato il 71% della raccolta su tutto il Comune di Fano e quindi pagherà meno ecotassa. L'altra è che il presidente di ASET, Lucia Capodagli, ha annunciato non solo migliorie in questa raccolta nel centro storico, ma anche multe a chi abbandona i rifiuti. Il 71% di raccolta differenziata è il risultato ottenuto dal Comune di Fano, un dato che permetterà di ridurre l'ecotassa di 160.000 euro e quindi del 50%. Il presidente di ASET SPA, Lucia Capodagli, ha illustrato questa mattina, assieme ai tecnici, il resoconto di tutti i comuni soci dove l'azienda fornisce il servizio. San Costanzo si conferma il comune più virtuoso con il 75%, seguito a poca distanza dal 73% di Santi Ippolito, Mondavio e Saltara e da Monteporzo con il 72%. Ottimi risultati del 71% per il comune di Montemaggiore, Cartoceto e Montefelcino. Serrungarina invece con il 70%. Una notazione a parte va fatta per Fano, che a meno di un anno dalla copertura integrale del territorio comunale ha già raggiunto e consolidato un risultato eccellente, vista la sua vastità. A seguire con percentuali lievemente inferiori i comuni di Fossombrone e di Isola del Piano. Sicuramente molto presto l'elenco potrà annoverare anche Pergola, dove il servizio di raccolta differenziata ha avuto inizio i primi giorni di gennaio. Nel 2014 sono stati smaltiti nella discarica di Monte Schiantello 41.000 tonnellate di rifiuti, di cui 18.900 provenienti da Fano. Di questi 6.000 provengono dalle spiagge a causa soprattutto delle forti mareggiate estive, mentre 1.700 sono i fanghi che arrivano dal porto. Un buon risultato, visto che 6 anni fa erano oltre 35.000 quelli che andavano in smaltimento. Una soddisfazione che deve essere condivisa da tutti gli utenti, cittadini di Fano e di tutti gli altri territori da noi serviti, in quanto abbiamo raggiunto degli ottimi risultati di raccolta differenziata sull'anno 2014. Continuerete anche con il lavoro di informazione? Sì, è stato già distribuito a Natale, durante il periodo natalizio, il nostro organo ufficiale, e poi avremo uno spazio su Fano Stampa dove appunto inseriremo i nuovi contenuti, eventuali suggerimenti e chiaramente i nostri centralini sono disponibili per richieste da parte degli utenti. Tra gli obiettivi dell'azienda l'apertura di un nuovo centro di raccolta in zona Laghi a Calcinelli per agevolare così tutta la vallata con un servizio più vicino agli utenti. Verranno portate inoltre migliorie nel centro storico di Fano, modificando gli orari per la raccolta in modo tale che il personale non intervenga mentre i ristoranti servono i pasti fuori dai locali. Per i trasgressori poi la Capodagli
Bonaioli ha ricordato che per chi non effettua correttamente la raccolta differenziata sono previste multe dai 50 ai 600 euro, fino ad una denuncia penale e all'arresto nel caso di smaltimento irregolare di rifiuti pericolosi, come lubrificanti o batterie delle vetture. I tecnici, comunque, hanno notato un maggiore impegno da parte della cittadinanza, ma con più informazione e con investimenti adeguati i risultati potrebbero migliorare ulteriormente. È stata effettuata un'analisi sui rifiuti conferiti in discarica. Quali sono gli esiti? Noi periodicamente facciamo delle analisi merceologiche sul rifiuto tal quale che viene conferito. I risultati sono stati, l'ultima è stata effettuata nell'ottobre 2014, sono stati tali che è risultato che il rifiuto urbano biodegradabile, cioè ancora la sostanza umida che è andata a finire in discarica, è inferiore agli 81 kg ad abitante anno, il che significa che l'obiettivo posto dalle normative per il 2018 è stato raggiunto con notevole anticipo. Durante la conferenza ha detto che comunque si potrebbe fare di più. Si può fare di più perché sempre dalle analisi merceologiche risulta che ancora il rifiuto che viene conferito in discarica, in questo rifiuto sono presenti materiali che potrebbero essere ulteriormente differenziati. Ancora c'è dell'umido, ancora c'è della plastica, ancora c'è della carta in notevole quantità. Sono state presentate oggi le iniziative in programma il 27 gennaio prossimo, giorno della memoria. È una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno, giornata in cui vengono commemorate le vittime dell'Olocausto e viene ricordata la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz avvenuta nel 1945 ad opera delle truppe sovietiche dell'Armata Rossa. Quest'anno l'amministrazione comunale di Fano ha voluto coinvolgere la cittadinanza e le scuole superiori mediante la testimonianza di una storia di salvezza durante l'occupazione tedesca e anche la scopertura di un'epigrafe in ricordo del soggiorno a Fano di profughi ebrei superstiti dei campi nazisti. Per l'occasione, martedì prossimo alle 9, si terrà una seduta straordinaria del Consiglio Comunale. La cosa che abbiamo voluto in più è, proprio per il 70° anno dell'apertura del campo di Auschwitz, ricordare i 150 ebrei che sono stati a Fano dal 1945 al 1948 ospiti della nostra città, e quindi questo sta a significare che la nostra città ha dimostrato grande ospitalità e grande sensibilità. Sono stati a Fano, questi 150 ebrei hanno costruito la loro nave e sono poi ripartiti per ritornare nel costruendo Stato di Israele. Un segno quindi di sensibilità da parte dei fanesi nei confronti della comunità ebrea, che vuole essere ricordata con la posizione di un'epigrafe alle 11:30 all'ingresso del Palazzo Comunale, e sarà per gli anni futuri un luogo dove le istituzioni, in occasione del giorno della memoria, deporranno una corona per non dimenticare. Sarà l'occasione per proporre un appuntamento di approfondimento basato su una storia reale ricostruita dal giornalista Arcuri in un libro, Memme Bevilatte salvata da Teresa, che racconta una vicenda di solidarietà. Una delle tante vicende di solidarietà che negli anni dell'occupazione e delle persecuzioni razziali il nostro paese ha conosciuto, di una famiglia italiana che ha protetto, nascosto una bambina di origine ebraica. È un appuntamento che proporremo la mattina e che riproporremo poi alle 18 alla sala Ipogea della Mediateca Montanari, per offrire ovviamente questa opportunità a tutta la cittadinanza. Riteniamo possa essere una pagina importante da recuperare e da far vivere. La musica entra negli ospedali di Pesaro e Fano e nel carcere di Fossombrone grazie a dei concerti di musica classica. È una rassegna di concerti rivolta ai pazienti, alle loro famiglie e agli operatori sanitari, organizzata dall'azienda Ospedali Riuniti Marche Nord, dall'associazione Agimus Fano Marche e dal Rotary Club di Fano. Saranno 8 gli appuntamenti che si articoleranno nel corso dell'intero anno, sia all'ospedale Santa Croce che al San Salvatore di Pesaro. Si è partiti proprio dal presidio di Fano oggi pomeriggio con il giovane ma affermato chitarrista Simone Salvatori, che dopo il concerto in ospedale aprirà questa sera alle 21 la stagione concertistica al Teatro della Fortuna, composta a sua volta da 11 serate di musica elettronica, classica, brani francesi, orientali. Ci sarà un omaggio ai grandi interpreti del jazz e i protagonisti spaziano da giovani talenti, anche locali, al soprano Katia Ricciarelli. Inoltre a queste iniziative si andranno ad aggiungere 5 concerti all'interno del carcere di Fossombrone.
Certo, molto ricco come programma, molto impegnativo per chi organizza, però può contare sul sostegno del Comune di Fano, nella persona dell'assessore Marchegiani e nel Rotary Club di Fano, che condivide gli obiettivi dell'Agimus, quali service e quali la diffusione della musica in ogni dove, nella cittadinanza e nei luoghi di sofferenza. Inauguriamo la seconda stagione con un chitarrista, Simone Salvatori, che è un giovane talento di circa 20 anni, affermatosi in Italia come concertista raffinato, che presenterà un repertorio di musica spagnola e latinoamericana per chitarra sola. Un senso di soddisfazione perché Agimus è un'associazione nata nel 49 con scopi molto simili a quelli della nostra amministrazione, il coinvolgimento dei giovani e in paesi anche lontani con cui è bene stabilire un rapporto costruttivo, la cultura può aiutare in questo, ma anche un viaggio nel tempo della musica, quindi giovani talenti, ma anche la punta di Katia Ricciarelli che insomma ci onora della sua presenza in questa città. Balli, spettacoli e dolci tipici del Cinquecento. Domani, sabato, all'istituto, gli alunni dell'Istituto Olivetti di Fano si caleranno nelle vesti dell'antica famiglia Petrucci, proponendo una rievocazione storica. Valorizzare il patrimonio storico-culturale della città di Fano e creare un'occasione unica per i giovani di avvicinarsi alla storia da protagonisti, calandosi letteralmente nelle vesti degli antichi personaggi. Sono questi gli obiettivi della rievocazione storica denominata Una sera con i nobili Petrucci. Dopo che una delegazione di studenti e docenti dell'Istituto Olivetti si è recata dal vescovo Armando Trasarti e dal sindaco di Fano Massimo Seri per porger loro il formale invito a presenziare, domani pomeriggio alle ore 16 si svolgerà l'iniziativa e ovviamente Palazzo Petrucci farà da sfondo all'evento, poiché per tanti secoli tale famiglia abitò in questa signorile residenza. Questo evento io vorrei che appunto i protagonisti veri fossero i nostri studenti, e che ringrazio vivamente per questa attiva partecipazione, così come appunto ringrazio i docenti naturalmente che hanno collaborato non solo dal punto di vista didattico ma anche naturalmente per seguire tutta l'organizzazione, che non è stata assolutamente semplice. E l'ultima cosa che voglio dire è che le offerte che appunto vorranno essere così donate dai partecipanti, ecco, verranno date poi all'associazione Un Filo per la Vita, è un'associazione che si occupa appunto di migliorare la qualità della vita dei bambini che soffrono di una insufficienza intestinale cronica, benigna, e che appunto necessitano per questo di una alimentazione domiciliare parenterale. Noi cerchiamo di avvicinare i nostri studenti in questo modo alla storia, non solo da spettatori ma da veri protagonisti. Con questo progetto noi alunni abbiamo vissuto al meglio i momenti storici della nostra città, è come se li abbiamo vissuti in prima persona, anche se visto che non ne conoscevamo tantissimo. Inoltre questo progetto ci ha dato l'esperienza di sperimentarci al meglio con i testi del Seicento, infatti proporremo un assaggio di letture tratte dal libro Fano del Seicento sugli usi e costumi dell'epoca. Oltre a questo poi ci sarà un particolare assaggio di dolci tipici del Cinquecento, tra cui la torta di rose, la torta di riso e lo sconosciuto quanto squisito pan Petrucci. Non mancheranno inoltre i balli tipici a cura dell'associazione Danze Rinascimentali Guglielmo Ebreo da Pesaro. Stiamo organizzando una bellissima presentazione di danze originali del Rinascimento, tutte provenienti dai principali trattati e composti dai maestri di danza dell'epoca, Domenico da Piacenza e Guglielmo Ebreo da Pesaro. E quindi vi mostreremo autentici passi, movenze e gestualità proprio tutte originali e ricostruite fedelmente. A collaborare con l'istituto poi anche il gruppo storico La Pandolfaccia, che oltre a fornire gli abiti rinascimentali intratterrà i presenti in spettacoli di piazza con l'alternarsi di sbandieratori, musici, sputtafuoco e duelli tra soldati. Dunque anche La Pandolfaccia collabora a questo progetto. Noi felicissimi di collaborare soprattutto con la parte più giovane della popolazione fanese, in modo da far conoscere anche a loro la parte storica di Fano e quindi magari anche ad andare a alimentare quello che è il nostro bacino di utenza, che sono i ragazzi, diciamo.
L'Alma Juventus Fano ha organizzato per venerdì 30 gennaio una serata speciale da vivere con tutta la città. L'evento, denominato Una Sera all'Improvviso, parteciperà tutta la prima squadra di calcio e lo staff tecnico. I più di 3.500 spettatori presenti allo stadio Mancini domenica scorsa contro la Maceratese, cui si riferiscono queste immagini, indicano l'affetto verso questi ragazzi che con le proprie prestazioni sportive sono riusciti ad occupare la seconda posizione in classifica, conquistando i cuori di tifosi e sostenitori. La cena si svolgerà al Pesce Azzurro a partire dalle ore 20 con un menù a base di pesce al costo di 20 euro. Il TG finisce qui, tra poco Guarda chi c'è e poi uno speciale matrimonio da favola. Arrivederci.